Salvatore Caliendo, presidente del consiglio direttivo di Rescue Drones Network, una grande emozione a capo di questa prima rete a livello europeo di operatori di droni per il soccorso già ramificata in tutta Italia. Sì, neo presidente di questa grande associazione, così devo dire, per l'organizzazione che c'è stata, per il modo di essere presenti a livello nazionale per ora, ma sono sicuro pure a livello europeo, operatori che hanno aderito a questo tipo di attività con la massima serenità. In effetti sono un sacco di operatori che, oltre ad essere piloti di drone, sono professionisti molto molto seri, professionisti che a livello scientifico, a livello tecnico scientifico, vengono valutati per le più alte personalità a livello a carattere nazionale ed europeo. È una soddisfazione per me, è una soddisfazione per il mio lavoro che si è protratto negli anni sempre nella stessa materia, protezione civile, protezione civile. Sono formato dal Dipartimento di Protezione Civile da tanti anni, responsabile della protezione civile del Comune di Nola, responsabile a livello come disaster manager per le attività di emergenza, previsione, prevenzione, redattore di piani di emergenza di vari comuni, e a tutt'oggi esercito questa attività con passione, nonostante i miei 38 anni e mezzo di attività. Perché il punto è un po' questo, no? Tante professionalità, ingegneri, piloti, tecnici, tante qualifiche, tante specializzazioni, unite però nell'aspetto principale che è quello della solidarietà, del sostegno e della volontà di aiutare. Esatto, esatto, la disponibilità di tutti gli operatori a mettere a disposizione le loro attrezzature, la loro esperienza a costo zero. E ciò mi riempie il cuore. Io sono un operatore, mi ritengo un operatore, pur essendo stato direttore delle attività come disaster manager, non posso cambiare. L'emozione che c'era 38 anni fa c'è ancora adesso. Come se fosse il primo giorno. Io sono fiero di questo, so che gli impegni saranno massimi, dovremmo impegnarci ancora di più e prossimo alla pensione sarò ancora più libero per poter esercitare e dare un contributo maggiore a questa associazione che merita veramente, il cui promotore, e lo devo dire, non posso farlo a me, Gianfranco Di Ramani, unitamente ad Alessandro Vetro, hanno messo su in questi pochi mesi giustamente le idee a carattere nazionale, tant'è che ogni regione c'è il suo componente e c'è la componente base per poter fronteggiare l'emergenza a carattere di previsione, prevenzione, emergenza, post emergenza. E rubo soltanto un minuto alle parole che Gianfrancesco disse poco tempo fa. Il mio motto: ci mettiamo la testa, il cuore e le braccia. E sono sue parole, le ho fatte mie perché mi piacevano tanto.